Dovrebbe essere facile parlare del tuo padre, di parlare di San Filippo. E io tutto il tempo, innanzitutto un santo o è vivo o non è un santo. È vivo adesso San Filippo? È vivo? Quello è il punto. E se è vivo, visto che è vivo, cosa mi dice? E ho accompagnato in questi 12 anni, penso, migliaia di pellegrini nelle stanze di San Filippo, quelle che avete visto anche voi, in quei luoghi. E quando sono lì, Filippo, ho sempre sentito un accompagnamento a dire certe cose. E cosa vuole che io dica questa sera, sapendo che tante, tante persone ascoltano? Maurizio, digli Gesù. Digli Gesù, ripetilo questo nome, Gesù, 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 perché noi ci vergogniamo di Gesù. Oggi, ancora oggi, ci vergogniamo di Gesù, il Signore, Dio, ma il nome dolcissimo Gesù esce meno, è più faticoso. E allora Filippo senza Gesù non si capisce nulla di Gesù. Gesù che vive e che regna, una persona viva. Quando ormai era su quel letto che voi avete visto, è scomposto, ma l'avete visto, quei due panchetti con le assi messe sopra, il materasso, con quel crocifisso che voi avete visto, che stringeva fra le mani le ultime parole di Filippo. Perché quando stai per morire non hai voglia di scherzare, hai poco fiato quando stai per morire. E le ultime parole di Filippo sono state: Cristo mio, amore mio, tutto il mondo è vanità. Chi cerca e non cerca Cristo non sa quello che cerca. Chi vuole e non vuole Cristo non sa quello che vuole. Chi fa e non fa per Cristo non sa quello che fa. E queste parole a me hanno sempre segnato profondamente, perché non dice che il mondo è cattivo, dice: Cristo mio, amore mio, tutto il mondo è vanità, tutto il mondo è vuoto, tutto il mondo non tiene, alla fine non regge, tutto il mondo non può stare in piedi, perde consistenza senza Gesù. È come dargli torto. Io non ho non ho una grande cultura, tante cose, però osservo, penso un buon osservatore, mi piace osservare le cose. Quando tu hai detto scrupoli e malinconie lontano da casa mia, c'era più dell'attore. Quella cosa lì ti ha fatto piangere veramente, perché c'è una vicinanza profonda tra tutti gli artisti e i santi mistici. Non tutti i santi sono mistici. Chi è il mistico? Il dono contemplativo, il dono mistico è quello per cui, che hanno alcune persone, non riescono neanche a lacciarsi le scarpe senza chiedersi perché. Si chiedono il perché di tutto e vedono tutto il dolore, tutte le sofferenze. Il mistico è quello che percorre la strada e vede il disordine, la cartaccia, la brutta scritta, la sofferenza, la tristezza nel volto della gente e non può farne a meno, e la realtà lo afferra, lo stritola. E questi sono gli artisti e i contemplativi. Poi ci sono alcuni contemplativi che diventano santi, alcuni contemplativi che per non morire diventano artisti e fanno certe cose e fanno ridere gli altri, e fanno ridere perché loro conoscono quel pianto che hanno dentro, ce l'hanno dentro. Mi sono chiesto tante volte: poteva il santo della gioia dire, perché San Filippo è stato santo della gioia, i testimoni parlano di quest'uomo che quando lui c'era, c'era la gioia. Come dice Gesù? Io sono la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Non dice dovete essere, moralismo. Non dice siate, esortativo. Voi siete. I veri discepoli sono luce del mondo. Sono come una luce in cima a una montagna. Ma che cos'ha davanti la luce? Il buio. San Filippo vedeva bene il buio, poteva dire agli altri: scrupoli e malinconia, lontano da casa mia un uomo che non conosceva lo scrupolo e la malinconia. Non poteva dirlo, non poteva dirlo. Ecco perché
Io ho portato queste immaginette, non esistevano. Cioè c'era l'immaginetta, ma con le giaculatorie sue, cioè con le sue parole, perché lui non ha scritto libri, Filippo non ha scritto libri. Poi prima di morire ha fatto bruciare anche un bel po' di robe, è rimasto pochissimo di quello che ha scritto. Queste sono le testimonianze di chi c'è stato gomito a gomito, e uno di questi è proprio Zazzera, il padre. E queste sono le sue parole. E sono le parole, giudicatele voi, il santo della vera gioia e un santo dell'allegria. Lui diceva, dir la verità, che non bisogna mai essere buffoni, perché con la buffoneria si perde lo spirito. Però bisogna essere allegri, perché chi è allegro fa strada nella via di Dio. Lui diceva, questa è pazzesca, perché quale vero discepolo del Signore non la sente? Signore, voglio cambiare vita e diventare migliore? Anzi, io non voglio più promettere di cambiare vita o di fare bene, perché te lo prometto e non lo faccio. Questo è il vero problema che abbiamo noi, è il problema di cui ci accusano gli altri. Tu prometti, prometti, ma non cambi mai. E questa è l'esperienza dei santi, sapere che con le loro forze non possono cambiare. Filippo sapeva che la sua vita consisteva, stava solo perché c'era l'amore di Gesù, vivo. Gesù vivente. E le ultime parole di Filippo sono le parole non più piene di lacrime. Quelle che lui diceva era: Gesù mio, non ti fidare di me. Non ti fidare di me. Chi è il santo? Il santo è uno che ha una profonda conoscenza di se stesso senza disperazione. Molti hanno una conoscenza di se stessi, ma sono disperati. Il santo conosce se stesso, ma sa qual è la fonte della vita e della gioia. Ed è per quello che non è disperato. Ma se guarda solo a se stesso, dice: non ti fidare, Gesù mio, di me. Gesù mio, io te l'ho detto, se tu non mi aiuti, io non farò mai bene. Se tu non mi aiuti, Gesù mio, io cadrò. Che cosa farò se tu non mi aiuti, Gesù mio? Ecco allora perché le ultime parole di Filippo sono a quel punto un canto d'amore a colui che ha amato per tutta la vita. Senza Gesù non si capisce Filippo. Senza Gesù non si capisce Filippo. Gesù è stato l'amore della vita di Filippo. E tutto, lui diceva, fate quello che volete, basta che non fate peccati, fate quello che volete, state allegri, basta che non fate peccato. Basta che questa amicizia con Gesù sia il centro della vostra vita. E allora sento una grande consolazione a aver detto così tante volte il nome di Gesù vivo e vivente. È questo il senso di una vita. Io non, nel momento in cui, pochi mesi prima di entrare in noviziato, prima di cominciare il cammino come oratoriano a Biella, mi sono trovato nella condizione di avere una persona che mi piaceva, e io piacevo a lei, questa ragazza, e io semplicemente non ho potuto stare con questa ragazza, fare quello che avevo sempre fatto nella vita, per non tradirla, perché c'era qualcuno che mi stava chiamando, qualcuno che mi voleva, e questo qualcuno è qualcuno di vivo. Se noi parliamo solo di Gesù e perdiamo il senso dell'essere vivo di Gesù, presente, con una volontà, con un pensiero attuale, ora, in questo istante, allora tutto diventa senza colore e la fede non ha più valore. Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità. Diamo consistenza alla nostra vita scoprendo questo amore che è l'amore di Filippo Neri.